Come ogni martedì e venerdì sera, anche oggi siamo riuniti tutti insieme pronti ad ascoltare la parola di Dio attraverso questo culto che andrà in onda via radio, su YouTube e Facebook, su Radio Messaggio Cristiano. Quindi pace a tutti, buon ascolto e buona visione con la grazia del Signore. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, oh Signore, alleluia, alleluia. Quale grande gioia, Signore, e quale grande onore poter, Signore, stare alla Tua presenza nella casa che Ti sei scelto per dimora del Tuo nome, per ammaestrarci e per ammaestrare i popoli della terra. Alleluia, gloria al Tuo nome. Sì, oh Signore, ancora questa sera siamo qui per onorarti. Quindi che lo Spirito Santo ci guidi in ogni cosa, affinché, oh Signore, tutto possa esserti gradito dal principio fino alla fine. Allora te lo chiediamo per la tua gloria e per la gloria di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. E così vogliamo anche questa sera passare alla lettura della parola di Dio e preghiamo, pregate anche voi dai vostri posti, che il Signore possa veramente continuare a parlare ed ammaestrarci. Amen? Gloria a Dio. Allora vogliamo leggere, come il Signore ha stabilito, nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 1 e dal versetto 18. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla d'infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Alleluia.
Scusate. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». All'udire ciò il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui, e radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa, e mandandoli a Betlemme disse loro: «Andate e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Ed essi, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduta in Oriente andava davanti a loro, finché, giunta sul luogo dove era il bambino, vi si fermò. Quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Ed entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria sua madre, e prostratosi lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono doni: oro, incenso e mirra. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Alleluia. Amen. Fin qui. Alleluia. No, se il Signore ha da aggiungere altro, ma ci fermiamo con la lettura qui. E che il Signore, appunto, anche questa sera possa ammaestrarci, come ha sempre fatto, ed non solo per quanto riguarda alla conoscenza che noi dobbiamo avere delle cose, ma perché, vedete, ascoltando i suoi insegnamenti, noi li possiamo mettere in pratica, e vivere, vedete, in questo mondo nella maniera corretta, giusta, ed essere, vedete, quella che lui chiamò e disse: «Voi siete la luce del mondo, il sale della terra». Amen? Perché come potremmo essere la luce del mondo, il sale della terra, se non ricevessimo i suoi insegnamenti? Amen? E guardate come lui ha raccomandato questo. Dice: «Attenzione, non chiamate nessuno maestro, perché uno solo è il vostro maestro». Alleluia. Amen. E ai discepoli un giorno disse: «Voi mi chiamate maestro e dite bene, perché lo sono». Alleluia. Dice: «Io che sono il vostro maestro e signore, vi ho fatto questo», cioè vi ho lavato i piedi, tra le cose. Dice: «Dovete fare». Ecco, vedete gli insegnamenti come sono indispensabili. Alleluia. Quindi dice: «Ma questo che cosa ha a che fare con quello che noi abbiamo letto?» Sì, fratelli. Perché vedete, noi abbiamo, o meglio, il Signore ci ha fatto leggere come si è realizzata sulla terra la sua nascita. Allora, che dice che, ora dice, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo». Ecco, vedete, gloria al Signore, perché il Signore mandò, ma ci pensate,
un angelo affinché gli parlasse in sogno a Giuseppe. Amen, gloria a Dio. Perché, fratelli? Perché effettivamente tanto Giuseppe che Maria erano ritenuti dal Signore giusti. Dice, ma che erano perfetti e non sbagliavano mai? Non vuol dire questo. Però altro, vedete, è sbagliare volutamente, altro è sbagliare involontariamente. Amen? E quando noi, allora, e qui sta, ecco, il segreto, che se noi effettivamente siamo timorati di Dio e ci teniamo ad osservare la parola di Dio tutta quanta, allora il Signore, vedete, non ci fa sbagliare. Se noi invece prendiamo alla leggera le cose, con leggerezza, con superficialità, ecco, allora il Signore dice, senti, tanto, tu le cose di Dio non le hai mai prese nella maniera giusta, con interesse, con amore, amen? Le hai prese così, con superficialità. Allora, e quindi lui non interviene, vedete, come dovrebbe intervenire. Sì, spesso interviene lo stesso, però, vedete, tante volte noi ci ritroviamo ad aver commesso, oppure a commettere, degli errori e diciamo, Signore, ma perché hai permesso che io sbagliassi? Amen? Signore, perché hai permesso che io sbagliassi? Ecco la risposta. Ma tu hai del continuo, sempre ardentemente desiderato fare la mia volontà nella sua pienezza, oppure hai preso le cose con superficialità? Alleluia. Amen. Guardate, Giuseppe e Maria, che effettivamente erano ritenuti giusti, come il Signore li riteneva giusti anche a Zaccaria e a sua moglie. Amen. Guardate come lui interviene. Per non fare sbagliare. Ecco, noi vediamo come Dio interviene per non fare sbagliare Giuseppe. Perché? Alleluia. Guardate. Maria, allora, sua madre era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Alleluia. Allora, guardate, se Giuseppe e Maria, invece nel loro periodo di fidanzamento, avessero preso le cose con leggerezza, cioè, volete che mi esprima più chiaro? Se loro si fossero spinti più in là del dovuto, allora dice, Signore, senti, tu avulisti e tu ora da giance la cosa, no? Ma siccome tanto Giuseppe che Maria stavano al loro posto, quindi loro hanno vissuto, vivevano quel periodo di fidanzamento da veri fidanzati, non come marito e moglie, oppure come conviventi. Amen. Alleluia. E allora a questo punto dice il Signore, alleluia. Allora dice, Maria sua madre era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Vedete, tutto nella maniera corretta. Guardate come Giuseppe era veramente timorato di Dio. Dice, con tutto che io ho ragione, perché la devo esporre ad infamia? Amen. D'altra parte Maria dice all'angelo, come possono avvenire tali cose poiché io non conosco uomo? L'angelo ci poteva dire, uomo non conosci uomo, lì sei pure un broglione, bugiardo, non hai Giuseppe tuo fidanzato?
Quindi Maria, sottinteso all'angelo, gli ha voluto dire: come possono avvenire tali cose che io devo rimanere incinta se io con il mio fidanzato non ho fatto mai niente? No? Fratello, io avevo parlato con Rasoterra. Perché altrimenti cose possono essere fraintese, no? Calma, parlare chiaro. Ora dice: scusa, se io non conosco uomo, perché vuol dire il mio fidanzato non mi ha toccato mai, come possono avvenire queste cose? Amen. Gloria a Dio. Allora, poiché voi siete stati giuste tutte e due, io mando il mio angelo per te, Maria, per sceglierti come madre di Gesù. Perché hai saputo stare fino a questo momento al tuo giusto posto. Alleluia. Perché pure che Giuseppe avesse voluto allungare le mani, il da ci faceva cadere. Amen. Alleluia. Quindi, allora, tanto Giuseppe che Maria stavano al loro posto, ma con molta probabilità allora si vede che Giuseppe non era tanto mascolo. Qualcuno potrà pensare, no? E Maria si vede che non era manco tanto femmina. E Giuseppe, destatosi dal sonno, alleluia, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. Vedete che lui non la conobbe finché ella non ebbe partorito. Quindi, se qualcuno pensa che Giuseppe o era vecchio rubamonuto, oppure che non era uomo mascolo, si può levare la testa, perché lui non la conobbe prima, dice Luca. E cioè Matteo canta sto caso. Amen. Amen. Non la conobbe, vedete? Quindi, alleluia. E vedete come il Signore ha saputo premiare tutti e due e non gli ha permesso a Giuseppe di sbagliare. Perché? Perché il Signore lo riteneva giusto. Alleluia. Amen. Gloria all'Eterno. Quindi allora Giuseppe, suo sposo, visto che Maria, sua madre, era prima dice che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Guardate come Matteo precisa: prima che iniziassero a stare insieme. Ora, se Giuseppe, fratello, se Giuseppe non era un uomo maschio, oppure se Maria doveva rimanere vergine, allora l'angelo glielo avrebbe anche sottolineato, gli avrebbe detto: vedi, e non la toccare, perché lei deve rimanere vergine per tutta la sua vita. No, Matteo scrive che Giuseppe non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito. Guardate che cosa meravigliosa. Perché altrimenti quali meriti, quali pregi avrebbero ricevuto dal Signore tanto Giuseppe che Maria se fossero state defettuose tutte e due? Lei non tanto femmina, lui non tanto mascolo? O no, figliola, o è così o non è così? Perché tanto a lui, a tutti e due, non gli è costata niente la cosa, perché lui non era tanto mascolo. E quindi sto bisogno non lo sentiva. Maria non era manco tanta femmina, e quindi sto bisogno non lo sentiva neanche. Quindi, invece no. Alleluia. Perché, fratelli, io vi dico in verità che il Signore in questo istante me lo sta facendo capire, che il Signore, vedete, possibilmente sceglie pure. Non solo che lui ci deve trovare giusti, attenzione, ma ci sceglie a coloro che abbiamo anche dentro di noi
sentiamo questo bisogno o desiderio, come lo vogliamo chiamare, sessuale. Altrimenti, insomma, vi porto questo esempio. Se io non ho voglia di mangiare, non ho voglia di bere, mi state seguendo? Se io non ho voglia di mangiare, non ho voglia di bere, dico: Signore, ma se non ho appetito, non sento bisogno né di mangiare né di bere, sai che faccio ora? Digiuno. Lo ripeto. Se io non sento il bisogno di mangiare, non sento il bisogno di bere, non sento il bisogno di avvicinarmi alla compagna, non sento tutti questi bisogni, che ci dico a fare, Signore? Io, Signore, digiuno, così non mangio, non bevo, non mi accosta la compagna. E io, Signore, ho un pezzo di gradino. Ma se tu che sacrificio stai, che cosa ti costa sto digiuno? Visto che amore mangiare non ne hai. Quindi il bisogno di mangiare non lo senti. Il bisogno di bere non lo senti. Il bisogno di accostarti a donna non lo senti. Cazzo, digiuno, poco vai a fare se, che non ti costa nulla. Ecco come il re Davide disse ad Araone il Gebuseo: io non offrirò all'Eterno cosa che non mi costi nulla. Amen. Quindi il Signore questa sera ci sta dicendo chiaramente, chissà, dice qualcuno, perché poi neanche a farla apposta. Guardate che alcuni religiosi, o non so se sono religiosi, credo che sono, non lo so, hanno fatto sì che Giuseppe era un vecchio, no? Quindi hanno detto: se noi facciamo vecchio, allora tutti crederanno che Giuseppe non sentiva manco bisogno più della moglie, no? Allora, benedetto sia l'Altissimo. Matteo dice che Giuseppe non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. Quindi fino ad un momento non l'ha conosciuta, ma poi l'ha conosciuta. E tant'è vero che ha avuto tanti altri figli. Amen. Quindi, altro che vecchio, ribammanuto che era Giuseppe. Amen, gloria a Dio che ha avuto altri figli. Non sono qui, dice, questi, non è questo Gesù il figlio di Giuseppe, sua madre non si chiama Maria, e qui dice in mezzo a noi i suoi fratelli e le sue sorelle menzionano pure i nomi. Vedete, fratelli, che Giuseppe non era un vecchio bambino. Alleluia. Quindi Giuseppe, ma voi ci pensate, gloria all'Altissimo, che Giuseppe non solo non l'ha conosciuta per tutto il periodo di fidanzamento, ma poi, come se non bastasse, non l'ha potuta conoscere manco quando si è maritato. O no? Perché ha dovuto aspettare 9 mesi. Ci pensate? Ecco perché il Signore sta facendo risaltare, vedete, questo argomento, cioè quello che Giuseppe non era anomalo, ma era un uomo a tutti gli effetti. E grazie, vedete, a questa sua rinunzia, Dio l'ha premiato. E non l'ha fatto neanche sbagliare. Alleluia. Quindi il Signore non ci fa sbagliare se noi ci sforziamo di essere trovati giusti agli occhi di Dio. Perché se Giuseppe fosse stato un femmanaro, o uno che aveva i manlonghi, come diciamo noi in dialetto, no? Intanto il Signore non l'avrebbe scelto. Se Maria era una di chi da cui scuncecava,
e il Signore non l'avrebbe scelta. Alleluia. Quindi, nonostante fossero due persone fisicamente perfetti, tutte e due, tanto Giuseppe che Maria, gloria a Dio, guardate, hanno saputo resistere, stare al loro posto, e quando uno sta a stare al loro posto, il Signore non fa peccare. Perché Giuseppe, guardate, allora Giuseppe, suo sposo che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Alleluia. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Vedete come il Signore è intervenuto e non l'ha fatto sbagliare? Ecco, il Signore mi ha fatto proprio rilevare questo, che se noi ci sforziamo di fare la nostra parte, Lui non ci farà sbagliare in nessuna cosa. Se noi sbagliamo in tante cose in una maniera eclatante, ciò significa che non stiamo servendo il Signore come si deve. Si vede come si dice, che ci ho buttato su un tagestenna vedi. Amen, gloria a Dio, alleluia. Perché appunto il Signore veglia sui suoi e non permette, perché, ma voi ci pensate che Giuseppe, in qualità di uomo giusto, vedete che non voleva esporla ad infamia, anche in questo era uomo giusto, perché poteva dire: ah no, la cosa è chiara, quindi ora la svergogno di fronte a tutti, perché l'avrebbero lapidata. Fratelli, se Giuseppe non fosse intervenuto, a Maria l'avrebbero lapidata. Alleluia. Grazie a Giuseppe, quindi, che la prese con sé, amen, non la conobbe finché ella ebbe partorito il primogenito, quindi agli occhi di tutti gli altri, di quelle che l'avrebbero potuta lapidare, Maria risultava come se fosse stata messa incinta da Giuseppe. Amen? Sono riuscita a farmi capire? Praticamente per tutti gli altri, linguacciute, calunniatore e cose varie, perché avrebbero fatto di Maria come la donna adultera. Ecco, abbiamo colto in flagrante adulterio, queste, vedete, ora è incinta senza che si sono sposati. Alleluia. Vedete, Giuseppe invece si addossò. Alleluia. Ma grazie all'angelo che lo visitò, lo informò che Maria non aveva sbagliato. Alleluia. Vedete, alleluia, come il Signore difende e protegge i suoi, quindi ha difeso e protetto Maria e ha difeso e protetto anche Giuseppe dal sbagliare. Perché ci pensate, se Giuseppe fosse stato un uomo superficiale, quindi iracondo, oh, lei ha sbagliato, quindi la lascio, ora glielo racconto a tutti e la faccio lapidare. Fratelli, si sarebbe messo contro Dio, contro l'opera dello Spirito Santo. In poche parole, avrebbe commesso peccato contro lo Spirito Santo, perché l'angelo gli ha detto in sogno, alleluia, alleluia, e un angelo del Signore: Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Alleluia. Vedete quindi che se Giuseppe si fosse rifiutato, l'avrebbe messa sulla bocca di tutti e l'avrebbe fatta lapidare. Giuseppe quindi si sarebbe macchiato quindi di un peccato incancellabile, peccato quindi bestemmia contro lo Spirito Santo. Vedete, fratelli, che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Attribuire all'uomo quello che Dio fa. Ecco perché bisogna stare sempre attenti dal non giudicare. Ma io ho visto chiaramente. Tu vedesti quello che vuoi e ti stai muto o ti stai mutando. Allora, amen? Perché appunto il Dio non è tenuto a suonare la campanella, come si vuol dire, e a dire a tutti quello che sta facendo. Allora, amen? Per esempio, come nel mio caso, per esempio, guardate, hanno la presunzione, tanti, no? Ah no, perché il Signore non ci ha rivelato niente di tutto questo. E perché qui ero tu? Chi siete voi? Chi eravate voi? Se ho sbagliato, me la vedrò con il Signore. Amen. Ma fino a questo momento, non dico che sono giusto, ma il Signore mi ha ritenuto giusto ai suoi occhi, perché mi sono sforzato di fare la sua volontà. Amen. Alleluia, gloria all'Altissimo. Alleluia. Guardate invece quello che stanno facendo gli altri. Non appena hanno saputo qualche cosa, hanno messo anche l'aggiunta, hanno ampliato. Hanno ampliato la cosa e hanno diffuso l'opera di Dio come un'opera carnale. Alleluia. Ora il Signore, ora questi vorrebbero che il Signore avesse detto oppure dicesse loro: no, anziani, vedete che quello che fratello dell'uomo è opera dello Spirito Santo. Ma io penso che manca nemmeno, perché direbbero che magari fu un sogno da parte dell'avversario. Perché vedete, quando non si è giusti, quando non si è sottomessi alla voce dello Spirito, come ha detto padre Abramo, dice: neanche se i morti risuscitano crederanno. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete che in questo caso effettivamente il Signore non l'ha fatto sbagliare. Fratelli, è nella mia vita, e dovete fare anche voi così, dovete dire sempre, non prima, dopo che sbagliate, lo dovete ripetutamente, insistentemente dire prima: Signore, non permettermi di sbagliare nella vita. No, prima sbagliate e poi ci dice, Signore, dice dopo che a Santa Chiara rubaro ci fece i botti ferro. No? Alleluia. Perché se il Signore, vedete, vede questo nostro interesse, che non vogliamo sbagliare, il Signore non ci fa sbagliare. Ma se invece noi diciamo: ma sì, tanto il Signore lo sa, conosce le nostre debolezze, conosce i nostri bisogni, il Signore tanto un po' mi perdona, dice: è tuo sangue, figlio. Oh figlio, a me, a rompo tuo coggio, come dicono i siciliani, no? Non dicono così i siciliani? Allora un po' di cuore, dice, sbagliare. Amen, gloria all'Altissimo. Quindi, fratelli, vedete questa sera, guardate che bello ammaestramento che ci sta dando il Signore. Oh Gesù, se le avessi ricevuto io quando ero più giovane nella fede, gloria a Dio. Fratelli, stiamo attraversando un periodo così glorioso, così meraviglioso, che chi vuole sbagliare, sbaglia. Alleluia. Il Signore questa sera, perché quanti di voi, eppure io compreso, quante volte abbiamo pensato: chissà se sbaglio in qualche cosa. Fratelli, se c'è questo timore, che effettivamente non vogliamo sbagliare e stiamo in comunione col Signore,
Lui, non appena, guardate, noi dobbiamo o stiamo prendendo una decisione, un'iniziativa, ci fermerà, ci bloccherà, come ha fatto con Giuseppe. L'ha bloccato. Giuseppe ha voluto dire: non sbagliare, non lasciare a Maria tua moglie, perché quello che in lei è stato generato dallo Spirito Santo, quindi non sbagliare, non prenderla come una donna da nulla, alleluia, ma scusatemi che un pochettino di influenza. Amen, gloria. Vedete come il Signore l'ha fermato, l'ha bloccato e non l'ha non ha permesso che lui sbagliasse. E guardate successivamente, gloria all'Altissimo, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato, poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo? All'udire ciò il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Insomma, non lo rileggo tutto, ma abbiamo visto che Erode si informò perché lo voleva uccidere. Amen? Guardate, se anche in questo caso, in questa circostanza, poiché Giuseppe e Maria, il Signore li aveva riconosciuti giusti ai suoi occhi, che cosa fa? Manda un angelo anche lì, in sogno, ai magi, che egli dice, che gli fa dire: non tornate per la stessa strada, non andate da Erode, perché lui lo vuole uccidere. Vedete, gloria a Dio, vedete come il Signore non permette, ci preserva, amen, dal male, dai pericoli. Però, fratelli, non è che dobbiamo prendere le cose alla leggera, con superficialità. Ma tanto se il Signore sa, tanto il Signore vuoi mi perdona. Ma dove? Ma stai facendo? Stai rendendo il Dio complice della tua vita sbagliata. Amen, gloria a Dio. No, Signore, ecco, preservaci dal male, liberaci dalle tentazioni. Amen, gloria a Dio. Vedete come anche qui in questa circostanza il Signore protegge Giuseppe e Maria, eppure il bambino ora. Alleluia. Guardate, e nello stesso tempo, alleluia, e dice: ora dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe pure e gli disse: alzati, che partirono i magi, no? Alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e rimani là finché io non ti avvertirò. Vedete, gloria a Dio? Rimani lì finché io non ti avvertirò. Che cosa ci sta dicendo questa sera? Ci sta volendo dire il Signore? Quando anche dovessi attraversare la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me, oh Signore. Amen. Benedetto sia il Signore. Ma come viviamo? Qual è la nostra posizione? Quali sono i nostri pensieri? Quali sono i nostri desideri? I nostri sentimenti? Che alla fine Dio perdona tutti? No. Alleluia. Amen. Il Signore questa sera ci sta dicendo chiaramente: volete essere liberati? Volete essere aiutati? Volete essere preservati anche dalla morte? State vicini a me. Aggrappatevi al lembo della mia veste e nessuno vi rapirà dalla mia mano. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, quello che si semina si raccoglie. Perché chi semina per la carne
mieterà per la carne corruzione e morte. Chi semina per lo Spirito raccoglierà la gloria di Dio. Alleluia. Vedete, dice Gesù. Alleluia. Ma erano altri tempi, certo, perché l'uomo una volta era effeminato. La donna era pure lei anomala, no? Oggi invece siamo tutti moderni. Un mascolo è picca mascolo, a femmina è picca femmina, no? Alleluia. Dove? Guardate, per darvi un esempio, il re Davide, con tutto che aveva diverse mogli, quando ha visto Bessabea, non ci ha visto più gli occhi. Non era mascolo, è vero? Vedete che mascolo erano mascolo pure d'anno? Amen. L'uomo è stato sempre quello che è solo. Vedete che ai giorni nostri purtroppo siamo noi genitori stessi a dare troppa larga mano ai nostri figli. È Dio che ce ne libera. Qui ha figli, ma considera. E ne diabbo e ne meraviglia. Diciamo in italiano, no? In siciliano. E ne diabbo e ne meraviglia. Amen, gloria a Dio. Perché oggi, ma sono giovani, hanno bisogno di divertirsi. Come se una volta che erano giovani non avevano bisogno, ma se divertono. Fratelli, ma stiamo scherzando? I mascoli e i femmine ci hanno stato sempre. Dai giorni di Adamo ed Eva. Alleluia. Amen. Quindi, alleluia, quindi oggi noi genitori cerchiamo di fare la nostra parte. Se vogliamo il bene dei nostri figli, sia materialmente, fisicamente e soprattutto spiritualmente. Perché se noi genitori diventiamo molto permissivi, noi vogliamo male i nostri figli. E la loro fine non sarà gloriosa. Perché il Signore passerà oltre. Si fermerà là dove, come Giuseppe e Maria, ognuno ha saputo stare al proprio posto. E Dio ci benedica.
Amen, Signore. Tu sai, Signore, se in noi c'è la buona volontà. Tu, Signore, sai, conosci tutto quello che c'è nel nostro cuore e nella nostra mente. Tu, Signore, sai se stiamo prendendo o abbiamo preso le cose con leggerezza, con superficialità. Ti preghiamo, Signore. Alleluia. Accendi, Signore, alimenta la fiamma del tuo amore nel nostro cuore. E lo Spirito tuo Santo ci guidi in ogni cosa, dalle piccole alle grandi cose, perché la nostra vita ti appartiene, essa è tua. Siamo, Signore, parte di te, come tu sei parte di noi. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi vogliamo, Signore, vivere uniti a te, stretti a te, in perfetta comunione, in perfetta unione, come sei tu, Gesù, con il Padre, e il Padre con te, noi con voi. Abbaradamassi, alleluia, gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, accompagnaci anche questa sera alle nostre case, con lo Spirito tuo Santo, per la tua gloria, Padre, e per la gloria di Gesù, benedetti in eterno. Amen. E per grazia di Dio e per la sua immensa bontà abbiamo ancora oggi potuto seguire questo culto, che vi ricordo è andato in onda via radio, sulla frequenza di Radio Messaggio Cristiano, sul nostro canale YouTube, dove è per sempre a nostra disposizione, sulla nostra pagina Facebook. Con i culti vi do appuntamento a Dio piacendo ad ogni martedì e venerdì, come questa sera, e con le dirette del fratello Nino ogni domenica mattina alle ore 10:15. Per maggiori informazioni chiamateci a questo numero 349 64 11 232, dove potete anche farci pervenire le vostre richieste ed ascoltarle la domenica mattina prima della diretta del fratello Nino, quindi prima delle 10:15. Ripeto, 349 64 11 232. E come Gesù, che cresceva in statura e in sapienza, anche noi vogliamo crescere spiritualmente con l'ascolto dei culti che vanno in onda ogni martedì e venerdì sera come oggi, e le dirette del fratello Nino ogni domenica mattina alle 10:15. Quindi vi do appuntamento sempre sulla nostra frequenza radio, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Sulla nostra frequenza l'ultima trasmissione vi darà compagnia, sulla nostra pagina Facebook il fratello Nino vi ha già dato i suoi saluti, il santo bacio della buonanotte attraverso il calendario di Radio Messaggio Cristiano, come fa ogni sera. Ed ogni mese a nostra disposizione l'intero mese del versetto del calendario. Avete visto quello di questa volta? Bene, vi do appuntamento alla prossima volta. Pace a tutti e buon ascolto e buona visione da Radio Messaggio Cristiano.